Ciao amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo yoga, pratichiamo una delle posizioni più importanti nella yoga, è la posizione del bastone, si chiama Dandasana, posizione del bastone, posizione apparentemente semplice ma intensa ed impegnativa. Questa posizione, se mantenuta costante e in posizione corretta, apporta, migliora la postura, rinforza gli addominali, il petto e anche la posizione superiore della schiena e produce anche, migliora la concentrazione e riduce lo stress e fortifica anche le gambe e le braccia. Allora, ci spiego la posizione. Ci mettiamo seduti, stendiamo le gambe. I piedi mantengono la posizione a martello e per tutto l'esercizio e sono uniti tra di loro. Le gambe restano a terra, non si alzano. Le mani con le dita rivolte verso i piedi all'altezza del bacino premono a terra, quindi tensione, gambe attive. Restano a terra, piedi attivi a martello, le mani anche attive che premono verso il basso, a fronte di piedi, gambe e mani che premono verso il basso, c'è la colonna che si allunga verso l'alto, il petto si apre, gli addominali tengono, quindi stiamo lavorando con addome che tiene. Petto che si apre, la spina dorsale che si allunga verso l'alto, la testa resta invece neutra. E mentre piedi, gambe e mani cercano l'aderenza al terreno. Cominciamo quindi Dandasana, la posizione del bastone. Allora, la manteniamo per diverse respirazioni. Ok. Mettiamoci in posizione, apriamo il petto, spingiamo con le mani, piedi, gambe attive, mani attive, colonna vertebrale che si allunga verso l'alto, petto che si apre, testa neutra, addome che tiene, respiriamo in questa posizione, mantenendola, gambe distese. Non mollate la posizione. Rilassa. Facciamo ancora un altro ciclo. Attiviamo. E respiriamo profondamente. Rilassa. Allora, avete visto come la semplicità dell'esercizio è anche in questo caso ingannevole, perché mantenendo le pressioni sui piedi, sulle gambe, sulle braccia, sull'addome, sul petto e sulla colonna vertebrale, stiamo lavorando con tutto il corpo, quindi mantenendolo però in tensione. E mantenendolo durante la tensione in coordinamento con una respirazione lenta e profonda. Se vi è piaciuta questa pratica, condividetela e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao su Tao Power Life.